Circa 1 milione di metri cubi di acqua risparmiati in 3 anni, questo è solamente uno dei punti toccati da Nuove Acque all'interno del bilancio di sostenibilità 2015, ossia il rendiconto annuale delle pratiche e delle politiche aziendali messe in campo dalla società nel rispetto della salvaguardia ambientale e sociale. Un particolare impegno della società è rivolto al risparmio di acqua. Sulla rete di Arezzo abbiamo dei risultati intorno al 26%, perché sono state messe in campo attività anche di distrettualizzazione e telecontrollo dal remoto dalla rete, perché la rete permette per la sua complessità di mettere in campo queste politiche. Sul totale della gestione siamo circa al 29% di perdita, quindi con dei buoni risultati stante lo stato dell'infrastruttura esistente. Riguardo alle tariffe, dai dati presentati, quelle aretine si attestano tra le più basse a livello regionale. Ormai da diversi anni la situazione di Arezzo è omogenea a quella delle altre gestioni toscane, quindi medio-alta a fronte di molti investimenti realizzati che hanno avuto un impatto in tariffa. Altro tema affrontato nel rendiconto annuale è quello del personale e della valorizzazione delle risorse umane. C'è stato un grossissimo impegno, io lo chiamo proprio culturale, sia di sviluppo della tecnologia e allo stesso tempo di sviluppo della lavorare in sicurezza, e questo ha portato dei risultati importanti in termini di contenimento degli infortuni su un lavoro come il nostro che presenta tanti e diversificati fattori di rischio. E anche alla luce degli ultimi eventi atmosferici che alcune settimane fa hanno messo in ginocchio la città e l'intera provincia, Nuove Acque ha fatto il punto della situazione sui futuri interventi. Faremo la nostra parte proprio identificando, come abbiamo fatto in questi anni, penso anche alla zona di Via Romana, i punti critici, quindi dove ci sono delle situazioni sulla fognatura che possono essere corrette creando dei punti di scolmatura sulla fognatura mista, laddove ci sono troppi afflussi meteorici nelle fogne in nostra gestione che, ricordiamo, vanno a un impianto di depurazione, quindi sono create per la maggior parte per ricevere afflussi dalla rete fognaria di acque reflue. Quindi su questo stiamo concentrando, stiamo completando la mappatura in massima sinergia con l'amministrazione comunale e anche con gli altri enti che sono incaricati di gestire soprattutto il deflusso meteorico superficiale.